Archiviata con largo anticipo la pratica salvezza dopo il bel successo ottenuto contro la Mol Calvese, l'Hockey Club Pistoia Serie A2 su Prato cercherà di togliersi altre soddisfazioni, magari, perché no, rincorrendo la seconda posizione che significherebbe spareggio promozione. Molto però dipenderà dalla trasferta di sabato sul campo della superba Genova, con la squadra di Filippo Treno che si presenterà a questo appuntamento senza i giocatori stranieri. Sì, in effetti con la vittoria di sabato siamo praticamente salvi, ci manca un punto, però già in base ai risultati favorevoli di questo fine settimana ci possiamo dire tecnicamente salvi. Obiettivamente, archiviata la situazione salvetta, si potrebbe pensare a qualcosa in più, però bisogna vedere anche se gli altri settori vogliono che ci sia qualcosa in più. Io sicuramente non mi accontento e chiederò alla squadra di ottenere sempre di più, di fare qualcosa di più, e questo è anche un momento chiave e una bella opportunità per i ragazzi per capire se hanno il temperamento per voler cercare qualcosa in più o invece sono leggeri e si accontentano di questo. Intanto sabato c'è la trasferta a Genova contro la Superba, che giocherete con una formazione rimaneggiata perché vi mancheranno i due giocatori cechi, non c'è più il giocatore malese, quindi tutti italiani. Sì, più che tutti italiani, direi che noi sabato andiamo a Genova con tutti pistoiesi. Infatti, per ottimizzare la classifica dovrò ricorrere a due ragazzi dell'Under 18 e possiamo dire 100% pistoiesi, e questo sicuramente è un vanto, ma anche un limite, perché fronteggiare un campionato nazionale di questo livello non è semplice con solo il proprio vivaio.